la scala di difficoltà CAI parte dalla T, turistica, sono semplici passeggiate senza particolari dislivelli e con percorrenze contenute, cose che possono fare tutti. Poi si sale alla difficoltà E, che sta per escursionistica. Siamo sempre su un livello abbastanza semplice, un livello medio diciamo, già con dislivelli sensibili ma non eccessivi, percorrenze attorno almeno una decina di chilometri, e sono percorsi che si devono affrontare già con attrezzatura escursionistica, per cui scarponcini da trekking e attrezzatura adeguata sia come abbigliamento sia come zaino, ed avere anche al seguito ovviamente acqua e cibo se si prevede di stare fuori. Poi sopra c'è la EE, escursionisti esperti. Qui possiamo avere tratti di sentiero non segnato in cui bisogna sapersi orientare, o possiamo avere dislivelli già importanti, o anche qualche passaggio un pochino più tecnico. Dopo si sale nella EEA, che sono i sentieri per escursionisti esperti, sentieri attrezzati, ovvero dove si possono avere anche dei tratti di sentiero concavo o necessità di assicurarsi.